Ben ritrovati. Gli argomenti di oggi sono monodia e polifonia. Sono due pilastri della struttura compositiva musicale della nostra storia, ma anche del nostro presente. Oggi lavoriamo tenendoli tutti e due sotto controllo. Partiamo prima letteralmente da cosa significano questi due termini. Monodia, mono una, dia, melodia, la radice per melodia, ovvero l'esecuzione contemporanea di un'unica melodia, cioè di una sequenza di note una dopo l'altra. Passiamo a polifonia. Poli più, fonia voci. E qui non vuol dire solo più persone che cantano, ma vuol proprio dire più linee melodiche sovrapposte nello stesso brano. Quindi una sequenza contemporanea di più melodie. Adesso andiamo ad un aspetto più storico. Chi è nato prima? La monodia, il canto monodico. Qui parliamo principalmente nella parte proprio della storia di quella che è la musica vocale. Il canto monodico è quello tutto sommato più semplice, sia da eseguire che anche da comporre. Per calarci, credo, nell'aspetto più immediato e più calzante di quello che era il canto monodico per eccellenza, parliamo del canto gregoriano. Il canto gregoriano, sapete, è un canto sacro ed è un canto spesso e volentieri corale, eseguito non dai fedeli, però da un gruppo di persone che cantano, studiano queste melodie e che eseguono contemporaneamente tutte la stessa melodia. Adesso ascoltiamone proprio un frammentino e immediatamente ci caliamo in quella che è l'atmosfera medievale del canto gregoriano. Ascoltiamo. Vidime pascari lones in morens cristiani Agnus Dominus Christus in nocens Questo è un esempio immediatamente datato, storico, perfetto, mistico, tutto quello che volete, ma sicuramente quello che a noi adesso interessa è l'aspetto dell'esecuzione di una nota dopo l'altra da parte di tutti gli esecutori. E questo è il canto monodico. Il canto monodico, come vi ho detto, è stato il primo, quello che si è inserito sia nella musica sacra che nella musica profana, ovviamente. Poi, piano piano, avuta la necessità di qualcosa di più ricco. E allora piano piano nasce intorno al 1000 la polifonia, la sovrapposizione inizialmente di due sole voci, quindi due sole linee melodiche, molto semplici all'inizio, molto perpendicolari, una nota contro nota, all'epoca punto contro punto. Contrappunto, da lì possiamo poi eventualmente riparlarne. Questa nuova tecnica compositiva piano piano ha preso piede e ha cominciato ad allargarsi, a complicarsi, ma anche a diffondersi. Quindi nasce prima solo nella musica sacra, ma poi si diffonde anche nella musica profana. E fino a tutto il 1500, anche oltre, ma diciamo che il massimo splendore fino al 1500, la polifonia si afferma. E adesso anche qui gli esempi sono fondamentali per capire tutto questo aspetto teorico. Ascoltiamo un frammentino di una frottola, che è un canto profano, polifonico a quattro voci, a quattro melodie sovrapposte, di Orlando di Lasso. Un frammentino che si intitola Tutto lo dimidici. Dimidici cantando, tutto di, tutto di, tutto di, mi dici cantando,
Non vedi che non posso, non vedi che non posso rinviare. Questo esempio, ovviamente molto diverso dal primo, è assolutamente chiaro. Qui siamo nel 1500 con Orlando di Lasso. Torniamo al nostro discorso storico. Cosa succede alla polifonia? Ecco, la polifonia comincia il suo periodo di declino. Vuoi proprio perché si complica sempre di più. E un aspetto che sicuramente potete notare e potete capire che non risultava particolarmente facile dal punto di vista dell'ascoltatore, era il testo. Cioè, se io sovrappongo tante voci che cantano, che eseguono melodie sovrapposte, ma non più in maniera omogenea, nota contro nota, ma mescolate con interventi diversi e testi diversi, il testo risulta sempre meno comprensibile. E quindi cosa succede? Agli inizi del 1600, un gruppo di intellettuali musicisti a Firenze, e riparleremo della Camerata Bardi, fa nascere una nuova forma che riprende la monodia, o perlomeno non può riprendere la stessa cosa del passato, un'evoluzione, che è la melodia principale accompagnata però una, con lo scopo proprio di esaltare particolarmente il testo. Quindi la musica è presente, la parte vocale ovviamente, perché questa forma è la nascita del melodramma che si chiama recitar cantando, diventerà poi un successo. Non subitissimo, ma piano piano diventa la forma di successo. Anche qui andiamo ad ascoltare un esempio. Sentiamo un pezzettino di un'aria tratta dall'Orfeo di Claudio Monteverdi. Il titolo di quest'aria è Vi ricorda o Boschi ombrosi e mi raccomando, ascoltate in particolar modo come emerge la parola e poi ci risentiamo. Vi ricorda Boschi ombrosi, ricordo boschi ombrosi dei miei lunghi aspri tormenti, quando i sassi e i miei lamenti rispondean fatti pietosi. Vi ricordo boschi ombrosi, ti ricordo boschi ombrosi. Allor non vi sembrai, dite allor non vi sembrai, più d'ogni altro sconsolato, or fortuna una stica angiato, ed avvolto in festa i guai. Dite allor non vi sembrai, più d'ogni altro sconsolato. Ok, sentito il pezzetto, e sicuramente notato in maniera evidente quando la voce canta, si sente perfettamente il testo e l'accompagnamento strumentale, se avete sentito, retrocede in una versione proprio di puro accompagnamento. Ritorna fuori solo nel momento in cui la voce sta zitta. Ecco, come ho detto, da lì in poi la monodia, la melodia principale accompagnata diventerà, se vogliamo vederla in una versione quasi di sfida, quella che vince. Ancora oggi è la struttura compositiva che ascoltiamo frequentemente nella canzone. La canzone è una melodia principale, accompagnata ovviamente con tante variazioni, con tanti arricchimenti, ma una melodia. Che fine ha fatto la polifonia allora? La polifonia non è morta. La polifonia è stata inglobata, modificata, variata e ovviamente è presente anche nelle forme moderne, in una versione meno evidente.
per fare sempre un esempio il più possibile calzante e chiaro, pensate alle canzoni degli anni 60. Avete presente quei corettini tipici dei Beatles? Ecco, quelle sono le due voci, la sovrapposizione di una seconda voce che fa un'altra melodia, magari non proprio estremamente ricca e pesante come era la polifonia del Cinquecento, ma sempre polifonia. Pensate, inizi anni 70, alla canzone del sole di Battisti. Anche quello è un esempio dove, a un certo punto, c'è una seconda voce. Con che cosa ci lasciamo adesso? Ci lasciamo con un esempio, sempre sonoro, di come viene utilizzata in maniera più moderna la polifonia anche oggi. Vi prendo un gruppo, i Swing Singer. Sono famosi per la sigla di Quark. Chiunque di voi sa qual è la sigla di Quark. La sigla di Quark è un brano classico, è un brano di Johann Sebastian Bach, è l'aria tratta dalla terza suite in re maggiore di Bach. Loro ne hanno fatto una versione puramente vocale, che è forse la versione più famosa. Io adesso vi lascio con il link a cui, come sempre, potete fare riferimento per andarvi a sentire questo gruppo vocale, che vi fa sentire però un altro pezzo che può essere sicuramente molto gustoso, che è Mission Impossible. Ascoltatelo, gustatevelo. Questa è la polifonia in versione più moderna. E poi, come sempre, alla prossima.